Nonostante la tregua annunciata da Israele, a Gaza si continua a morire. Dall'inizio dell'operazione militare Margine Protettivo sono almeno 1.300 le vittime palestinesi, in larga parte civili, uccisi dai bombardamenti che, riferisce l'associazione Medici Senza Frontiere, hanno colpito anche 23 ospedali e centri sanitari. Che sta succedendo a Gaza e tutto il mondo lo sa, tranne la televisione italiana. È un genocidio a Gaza, vero e proprio, un massacro della popolazione palestinese. Sono parecchi, adesso non facciamo il conto dei morti, ma stiamo facendo il conto dei vivi. Quanti sono rimasti vivi a Gaza? Quanti sono i senza tetti a Gaza? Ormai non c'è acqua potabile, non c'è elettricità, tutta l'infrastruttura ormai è rasa al suolo, la popolazione non ha da mangiare, neanche il pane, adesso scarseggia anche la farina, non hanno nulla. L'Occidente può fare tanto, andiamo alla Nazioni Unite che non sta facendo nulla, Ban Ki-moon non ha fatto niente ancora, l'Unione Europea tanto meno. Non c'è un appoggio, ma non è che appoggio perché siamo palestinesi o siamo israeliani, no, la legalità internazionale, rispetto della legalità internazionale. Il sindaco De Magistris ha ricordato che l'Italia è uno dei principali fornitori d'armi a Israele e ha fatto appello al governo Renzi perché prenda iniziative per fermare la guerra che ha definito un vero e proprio genocidio. Io mi batterò perché Israele possa vivere in sicurezza, perché ha diritto di vivere in sicurezza, che ci siano due stati, che i confini della Palestina sono stati già troppo ridotti rispetto a quelli delle Nazioni Unite, che Gaza non è una cosa diversa dalla Cisgiordania ma è Palestina, che Israele sta distruggendo Gaza e quindi non vuole lo Stato palestinese. Siccome l'Italia presiede l'Unione Europea, l'Italia non può stare a guardare. Volontari da tutto il mondo lavorano per portare soccorsi alla popolazione di Gaza. Alcuni medici napoletani si sono già resi disponibili a partire come volontari per la Palestina. Il comune di Napoli svolge il ruolo di coordinamento per una parte degli aiuti umanitari e per le iniziative a sostegno del popolo palestinese martoriato dalla guerra. Sotto nessuno degli ospedali che hanno bombardato hanno trovato assolutamente nulla che fosse militare. Nel novembre del 2012, a metà dell'operazione di attacco, pilastro di cenere degli israeliani su Gaza, è stato detto una cosa che molti di noi, compreso tutti i gazzavi, hanno appuntato nella loro mente: vi dobbiamo ridurre al Medioevo, solo allora ci sarà pace per Israele. Stanno facendo questo, questa volta stanno facendo esattamente questo, attaccando tutte le strutture che rendono la vita possibile in una comunità: acqua, luce, gas che arriva come bombole, trasporti, benzina, le strutture sanitarie, le strutture dell'educazione. E io nella mia battuta voglio lanciare un appello, perché io sono convinta che gli israeliani, dopo aver distrutto 7 ospedali, mirano all'ospedale principale, che è il cuore di Gaza, il cuore sia per la quantità di pazienti che ci sono dentro, sia perché ha tutti i dipartimenti, sia perché ci sono tutti i medici. La classe medica di Gaza sta lavorando tutta lì, anche perché hanno distrutto gli altri ospedali. È diventato anche un campeggio per le persone, perché molte persone che non hanno più casa e hanno qualcuno della famiglia in ospedale si accampano lì. Io vedo che questa cosa sia considerata, sia pensata, che la gente capisca che si attaccano all'ospedale Shifa, hanno distrutto Gaza davvero, l'hanno portata al Medioevo, e questo è molto grave.